E il cinema? Che modelli proponeva ai ventenni del secolo ventenne? Francesca Bertini. Ma già la Bertini avverte il senso dei tempi che cambiano. In questo short pubblicitario su se stessa appare più sbarazzina. La donna tende a trasformarsi in un allegro, elegante ninnolo e si atteggia allo stesso modo nella vita come in un film. Anzi, in una film, come allora si diceva. Esce il film Sangue Blu. Protagonista Francesca Bertini. Divina fra tutte, per lei si conia un termine nuovo, diva, che diventerà poi il simbolo dello splendore nel cinema. Sono gli anni della guerra mondiale. Nel cinema imperversa Gabriele D'Annunzio, ma la Bertini è l'unica. Il successo scoppia nel 1914 con Assunta Spina. Il pubblico vuole solo lei. Il suo stipendio è di 3 milioni e mezzo l'anno, ma la Bertini nel 1921 dà l'addio alla sua rapidissima carriera di attrice e sposa un nobile francese, il conte Cartier. Dei vecchi tempi conserva solo il carattere autoritario. A tutti dice di vivere al Grand Hotel in un appartamento tutto per lei. Non riesce a confessare di avere una piccola casa come tutti. Nel 1976 Bernardo Bertolucci le affida una parte marginale nel suo film Novecento. Poi la grande Francesca Bertini morirà a Roma nel 1985. Io che sono veramente l'attrice del cinema muto, cioè che non parlavo, per modo di dire, perché noi si parlava recitando, vero? Sì. Eppure le assicuro che oggi parlare davanti alle telecamere mi fa un gran piacere, ecco, cosa vuole? Vorrei parlare. Parli. Mi domandi qualche cosa. Dunque, per esempio, ecco, la prima che cosa quando di... io facevo il cinema lei non era nata. Ovviamente devo dire la verità, sono nato nel 23, signore. Proprio sono sincero, sono nato nel 1923. Io nel 23, no, non avevo ancora un figlio, ma nel 24 ho avuto il primo figlio. E guardatela, no, non so se... No, la Garbo non l'ha avuto così, io dico. No, io vivevo chiusa in una villa con mio marito e non pensavo né alla Garbo né al cinema americano, che proprio non mi ha mai interessato. Chissà perché io non ho mai sentito l'America, no. L'America non mi ha mai detto niente. Ma fu l'America però a dare... A venirmi a prendere, sì. A cercare. A cercare. Sì. Ma io non ci andai. Ah, e finì lì? E finì lì. Tutti i suoi film furono italiani. Io nel 21, sì. A 27 anni, fate il conto per piacere, sentite, a 27 anni, nel 21, io avevo già fatto tutto, milioni a palate avevo fatto e tutto, e 120 film. Devo fare ancora qualche domanda. No, ho parlato tanto. Mi dica. Dunque, è vero che era l'attrice più pagata del mondo, signora? Sì, a quell'epoca infatti. Dal 18 al 21 i giornali scrissero, proprio fu un giornale americano, scrissero che i due attori più pagati del mondo erano Francesca Bertini a Roma e Enrico Caruso in America. Non c'era rapporto fra Enrico Caruso e me, perché naturalmente lui era tenore e io veramente ero l'attrice del muto, quindi lei capisce che come voce proprio lasciavo molto a desiderare.
Ma era veramente l'unico parallelo che hanno fatto di quell'epoca. Ecco, cosa si ricorda, qualche particolare del film, qualche episodio così? Quando è stato girato? Ma gira? Sì, sì, non si preoccupi. No, ma io lo voglio sapere quando gira, su. Stiamo girando. Ah, no, va bene, allora... Dico, Assunta Spina, in che epoca è stata girata? Sì, ma Assunta Spina è stata girata a Napoli. Come mai, signora, dopo 10 anni di incontrastato successo abbandonò il cinema? Perché mi sposai. Ah, si sposò? Improvvisamente, sì. Quindi per lei è stato più importante l'amore del successo? Ah, certamente. Sono stata felicissima con mio marito. Ha avuto dei rimpianti dopo? No, proprio nessuno. Aveva nessun programma di lavoro in quel momento? Io dovevo andare in America, come lei sa, vero? Con sì. Fox Film. Con la Fox Film. Con la Fox. Il mio contratto è stato firmato a Roma, nella mia villa di Via Nomentana, $1,000,000 nell'anno 20. E lei ha rifiutato? Non ho rifiutato, ho detto che sarei andata. Poi improvvisamente mi sono sposata e mio marito non ha voluto che io... tornassi assolutamente al cinematografo, continuassi il cinematografo. A quell'epoca le mogli non si facevano lavorare, capisci? Ah. È un fatto di oggi che la donna lavora. Io ho fatto 100 film con la mia faccia, lavata col sapone e basta. Questo è difficile, stento a crederlo. Lei, no, stento a crederlo perché le donne si truccavano anche allora, no? No, no, non esisteva. Noi ci truccavamo con un fiammifero sotto un piattino. Come? Un fiammifero con un piattino, no? Veniva un po' di nero. Con questo nero facevamo così perché ero troppo giovane per fare la donna fatale. Avevo 18 anni, 17, lei capisce? Per fare la donna fatale mi mettevo un po' di ombra, così, e basta. E un po' di rosa alle labbra, e nient'altro. E basta. Ah, basta, basta. Mi sembra che ce n'è abbastanza, no? Che 100 film con la mia faccia. Dunque, senta, mio caro. Dica. Però, questo film da Assunta Spina, ne vediamo un pezzetto? Eh beh, certo. Bisognava vederlo tutto. Perché il pubblico non amava questi film realistici. Ecco. Dunque fu solo Assunta Spina. E rimane oggi ancora il capolavoro del cinema muto italiano. Dicono, è in Cineteca.